mezzo passo falso per le prime due della classe, anzi per il Tiriolo il passo falso è intero, in quanto viene sconfitto in trasferta a Girifalco. E l'altra squadra, prima in classifica, che era la Goodfellas di Catanzaro, ha pareggiato nell'anticipo di sabato contro la Staretti, e questo punticino le consente di allungare appunto sul Tiriolo, di restare prima, ma a vedersi accorciare proprio dalle squadre che seguono in classifica. Veniamo quindi a questa bella vittoria del Girifalco, caso strano del calcio, anche in terza categoria. La squadra girifalcese si trova al terzo posto, come lo è l'Academy in seconda, il Girifalco, l'altra squadra di Girifalco appunto, si trova terza in classifica nella terza categoria, e sta facendo molto bene, perché battere seccamente 3-1 il Tiriolo non è da tutti, anche se consideriamo che Girifalco era andato sul 3-0, Bonella e Ferraina nel primo tempo, poi Cristoforo nel secondo tempo, solo verso la fine, 62esimo, Rotella aveva accorciato per il Tiriolo, e questo consente quindi alla Girifalco di battere la prima della classe che sembra ultimamente stia segnando un po' il passo dopo un inizio spettacolare di campionato che lo aveva portato addirittura a 6 vittorie consecutive nelle prime giornate. A ridosso delle squadre di testa il Maida, per il momento fermo a 19 punti, perché in pratica la partita si giocherà di lunedì contro la Kennedy. Sulla carta una partita abbordabile che potrebbe riportare quantomeno il Maida in terza posizione, riscavalcando il Girifalco, però fatto sta che sono queste le squadre che se la lottano per quanto riguarda la terza posizione per il momento, ricordiamolo, perché ancora nel calcio, come sempre, nulla è mai definito, anche perché siamo alla 12ª giornata di campionato, è la prima del girone di ritorno in effetti, e qui alcune squadre ancora devono recuperare ovviamente qualche partita, come dicevamo appunto il Maida che giocherà di lunedì. Sul resto della giornata segnaliamo il 6-3 del Serra Stretta contro l'Excalibur Comprensorio Fronti. In questo campionato abbiamo sempre visto partite con molti gol, anche il 6-1 del Cortale sul San Pietro Apostolo, e l'Atletico Feroleto che batte 3-1 il Grifone. Quindi anche qui stiamo parlando di una lotta per la prima posizione per le prime due, ma poi di rincalzo dal Girifalco fino all'Atletico Feroleto, che ne ha 17 di punti, si lotta per l'altra posizione. Ricordiamo ancora una volta che sono 3 le promozioni, dalla terza categoria alla seconda.